Con la finale di sabato sera a Pescara, dove il Cosenza si giocherà l'accesso alla Serie B contro il Siena e la terza eventuale promozione nella categoria cadetta, che si troverebbe a festeggiare a distanza di 30 anni, la prima e 20 la seconda. Stiamo parlando di Sergio Crocco, figura storica del tifo organizzato cosentino che abbiamo ascoltato per l'occasione. L'emozione, che dire, sono enormi perché sarebbe un riscatto di tutta la città, di tutta la provincia che per fortuna abbiamo sempre dalla nostra parte. Le emozioni sono grandi, i sentimenti sono molteplici e vanno dall'emozione, dalla paura, dal sentimento, forse proprio dalla paura di non farcela, però anche dalla convinzione di avere la squadra che adesso è la più in forma. Quindi diciamo che tra virgolette siamo anche un poco favoriti. Aspettiamo con enorme ansia, però anche fiduciosi. Per Sergio Crocco sono comunque intense le emozioni di questa settimana. Nonostante stia vivendo dall'esterno, le fasi dei preparativi che porterà la carovana dei tifosi cosentini a Pescara sabato sera. Forse è un bene, perché le sto vivendo un poco più distaccato, e quindi è un bene perché so le emozioni che mi prendo col Cosenza Calcio e so quando male mi può fare un colpo al cuore come me l'ha preso al secondo gol della gara con il Sud Tirolo. Mi sono dovuto sedere perché è stata veramente un'emozione fantastica, stupenda, ma anche un poco pericolosa. Sergio Crocco, sabato sera la partita, dove la vedrà? Per Scaramanzia la vedo a casa di Elio Principato, con Elio Principato, con Luca Principato e con le stesse persone che eravamo l'altra volta. Non cambio di una virgola quello che ho fatto nelle altre settimane. Io nella vita non sono affatto scaramantico, anzi, però per il Cosenza, che è un amore della fede laica, soprattutto irrazionale, mi metto a puntino e faccio tutto quello che fa in modo che io non abbia scrupoli, in qualsiasi modo possa andare alla partita.